Speriamo di poter fare bene, speriamo di poter rispettare e soprattutto dare continuità a un progetto che il Presidente Cirillo e tutto il suo staff ha messo in cantiere in accordo con lo sponsor e tutto. Noi siamo qui, cioè io e la squadra, a poter portare quanto più in alto si può la città di Ariano e perché no cercare poi di dare quelle grosse soddisfazioni da iniziare da quest'anno ad andare avanti. Un gruppo che sa qual è l'importanza di essere qui presente, sa quali sono gli obiettivi della società e soprattutto sa anche quello che deve ricambiare con sacrifici, prima iniziando da me presente, poi loro, ma soprattutto mettere in campo le nostre potenzialità per poterci far rispettare e portare sempre più in alto la città di Ariano. L'obiettivo, auguriamoci di arrivare il più lontano possibile. E faccio gli scongiuri in salita molto, poi magari via via ne parliamo, però non è escluso, come noi, il nostro progetto ambisce di andare in A2. Viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in coda. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via. Sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi, voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi, voglia di vincere. Di questa bella serata siamo con il presidente Mario Cirillo, una grande soddisfazione. Una gran bella festa, una grande soddisfazione che vede tutti i nostri sforzi coronati con un grande traguardo che è quello della Serie A. Ascolta Mario,
nel video sei stato un po' il profetico, hai detto tempi non sospetti, ci rivediamo in A2. Sì, è tutto frutto di una programmazione, non abbiamo improvvisato niente, siamo partiti molto da lontano, però con una programmazione importante e seria che poi ci ha portato a questo prestigioso traguardo. Lo so che è presto parlarne, ma cosa ti auguri per questo basket, per queste ragazze? Ma io mi auguro di continuare a dare soddisfazioni, ma soprattutto alla città di Ariano, e questo patrimonio non deve essere assolutamente dissipato, e perciò chiedo agli operatori commerciali, agli imprenditori, all'amministrazione di starci vicino, anche ai tifosi, per proseguire questo grande e importante sogno, e che possa diventare anche più in là un sogno ancora più ambizioso. Quindi voi avete dato l'esempio, adesso sta a loro, diciamo. Certo, adesso sta a loro dare quello che poi, insomma, è necessario per andare avanti. Grazie. Grazie. Bene, siamo con, diciamo, l'artefice probabilmente principale di questo grandissimo successo, basket in A2, Maurizio Cozzolino. Allora, a primo acchitto, qual è la prima emozione? Beh, sono belle soddisfazioni, devo dire, durante tutto, soprattutto nelle immagini finali, la pelle d'oca si è sentita, e sono belle imprese che si dividono con tutti gli addetti ai lavori, dalla squadra alla dirigenza e ad una grossa società che ha costruito e ha voluto fortemente questo salto di categoria, e ora senz'altro sarà in grado la società per poter confermare quello che di buono ha fatto finora. Coach, detto fra me e lei, queste ragazze dove possono arrivare? Ma io dico, fino a quanto c'è l'entusiasmo, la voglia e soprattutto la disciplina rimanere sempre in gareggiata e a volerlo, no, nessuno può dire fino a dove posso arrivare. Ognuno è allenatore di se stesso, ognuno sa dove può, quali sono i limiti, però quando c'è un entusiasmo e c'è una grossa voglia e si lavora poi con grande professionalità, è solo, diciamo, il campo che ci può far capire quali sono i limiti di ognuno di noi. Quindi le medaglie si guadagnano in campo. Ai supporter cosa diciamo? I supporter non ci sta non c'è un dire qualche cosa sarebbe offenderli in un certo modo, bisogna dire solo che sono delle persone come in campo, ci hanno sempre aiutato, sono sempre stati presenti e sono incommiabili. Io quello che dico ai supporter, grazie di tutto quello che hanno fatto e soprattutto non vi stancate mai di continuare a incitare e a seguire sempre di più questa realtà che è approdata quest'anno in Serie A e vi farà, e sono sicuro che farà ancora divertire e far parlare di sé. Grazie, grazie di cuore. Grazie a voi, grazie di tutto e complimenti a tutti. Udite, udite amici miei, siamo con Iris Alicia Ferrasoli, la capitana, insomma granitica, una grandissima stagione, ma dove vogliamo arrivare? Io credo che il sogno della Serie A è stato un passo grandissimo, e come è abituata la gente da qua andrà piano piano raggiungendo qualche obiettivo prima, no? Come tutta neopromossa, secondo me, non dico che saremo la coda della classifica, ma secondo me si farà una squadra competitiva. Il primo obiettivo penso che sarà di Ariano è rimanere nella Serie A, e mano a mano che faremo crescere il settore giovanile con inserimenti che mano a mano che passano le stagioni tu inserisci nella squadra, se continuerà alzare il livello. Dopo, dove arriva la società, dove arrivano gli obiettivi, arriveremo pure noi. Senti Iris, quando ti sei accorta che questo team era così forte? Dall'inizio è stato un crescendo piano piano. Va bene, io sono da anni che sono nella pallacanestro italiana. Ho giocato in Serie 1, ho giocato un po' dappertutto. Quindi quando sono venuta qua, Mario, che aveva questo obiettivo, ha cercato di inserirmi a me un po' capendo come sono io, no? Mano a mano che abbiamo detto va bene, la vita regionale, la vita eccellenza, dopo abbiamo inserito Adriana Grasso, Annunzia Paparo, mantenendo un po' la base di quella del biregionale e conoscendo un po' la pallacanestro campana, dovevamo inserire persone serie, persone che dessero a questa società quello che meritavano,
E quindi le due piedine importanti che abbiamo messo sono Adriana e Nunzio, che sono praticamente sorelle mie. E conoscendo queste persone le ho inserite in questo progetto, perché qua la società d'Ariano è così pulita, è così genuina. Tu magari che hai visto adesso come sono le persone, come Mario, come Angela, come Guido. Qua devono arrivare persone che veramente esposino un progetto, esposino questa maglia e onorino questa città, perché la città di Ariano ha fatto un po' la storia a questa società, perché è da 30 anni che sta, ma merita rispetto. La gente che arriva qua dovrà sapere che quando viene qua viene a lavorare, perché noi rappresentiamo persone che sono così pulite che dobbiamo curare questa cosa che abbiamo trovato, non possiamo fare altro. E quanto più alto possiamo portare la società, ben venga. Tu ne parli con un po' di emozione, io me ne accorgo, sento dalla tua voce. Ascolta, ai supporter, ai tifosi, cosa vuole dire la capitana di questa squadra? Wow, guarda, io più che ringraziare a loro, perché veramente ovunque siamo andati, loro erano una cinquantina, 20 persone, 30 persone. Ogni trasferta che facevamo, sia qua in Campania, nel girone di andata e ritorno, praticamente sempre riempivamo un pullman, due pullman, e loro ti davano così tanto veramente, che tu non solo giochi perché è il nostro lavoro, giochi anche per loro. Io almeno, Iris vive così la pallacanestro, e sempre l'ha vissuto così. E avere tifosi qua in Campania, giocare in Campania, è così. A te, tu devi dare il cuore, se tu dai il cuore i tifosi saranno sempre accanto a te. Quindi possiamo dire Iris Ferrazzoli è una grande atleta ma tanto tanto cuore? Sì, io sono soprattutto cuore, che quello mi ha aiutato molto a stare in Serie A, mi ha aiutato molto la mia determinazione, però penso che è il cuore che ama tanto questo sport, mi ha aiutato a essere in Serie A. E portare Ariano in una cosa che io ho vissuto, e vedere come Mario, Cirillo, Angela, ripeto, tutte queste persone che fanno tantissimo per noi, che ci fanno sentire veramente a casa. Questa è una famiglia, non è solo una società, e questo merita rispetto, veramente. Quindi è normale che io parli con emozione, è normale tutto quello che si meritano, loro si meritano questo e altro. Bene, questa sera avete conosciuto una grandissima atleta con un grandissimo cuore, quindi stai sempre con noi, non andar via, mi raccomando. Va bene, vi ringrazio, forza Ariano sempre. Ti ho bloccato, grazie, grazie di cuore. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Thank you all, but it's been no bed of roses.